Eccoci come di consueto ormai ogni mattina qui con questa bella rubrica che si intitola appunto Un Lido al Giorno, e io aggiungo Togli il Medico e Ritorno. Le sapete le ragioni ovvie per cui questa rubrica mi piace così tanto. Stiamo conoscendo davvero passo dopo passo un pezzo della nostra costa, sicuramente tra le più belle, quella di Margherita di Savoia. Questa mattina il Lido che ospitiamo è il Lido Copacabana Suite. Abbiamo una bella signora, Katia Valerio. Buongiorno Katia. Buongiorno a lei. Ecco, no, dammi del tuo. Buongiorno a te. Brava, ecco, così mi piace. Allora Katia, intanto che noi chiacchieriamo vanno in onda le immagini di questo bellissimo Lido. Voi siete sul lungomare Vespucci, quindi all'entrata, posso dire così, all'inizio del, sì, centro, del abitato, centro abitato di Margherita di Savoia. È un nome, il tuo cognome, che richiama un po' proprio la storia di Margherita di Savoia. E tu mi dicevi, Simiri, perché in effetti la mia famiglia, mio zio ha avuto questo Lido, non so se ce l'ho ancora, sì, ce l'ha ancora, benissimo. Noi abbiamo però un'altra attività, un altro stabilimento, che è appunto il Copacabana Suite. Ovviamente la prima cosa che incuriosisce è questo suite. Sì, questo suite nasce 5 anni fa circa, perché quando è nato lo stabilimento, circa 20 anni fa, anzi qualcosa in più, si chiamava soltanto Copacabana. Poi nella fase di ristrutturazione, di ammodernamento, avendolo risistemato in chiave più moderna, in una chiave un po' più fashion, come si usa dire adesso, abbiamo ritenuto di dover leggermente modificare il nome. Non tanto perché ormai dopo 20 anni quel nome diventava quasi un marchio distintivo dello stabilimento, per cui abbiamo ritenuto di affiancare una parola che desse un po' il senso di qualcosa di più moderno, di qualcosa di più particolare, di qualcosa di più attraente. Ecco. E quindi ci è venuto in mente il nome suite. Senti, a parte le immagini che voglio dire parlano da sole, in che cosa poi avete dato questo tocco di particolarità? Intanto da quanti anni ti occupi del Lido? Io mi occupo di questo stabilimento proprio da circa 5 anni, esattamente a partire dalla fase della ristrutturazione. Questo Lido è stato fondato praticamente da mio fratello. Lui ha iniziato, ripeto, oltre 20 anni fa, con praticamente nulla, con un chioschetto piccolissimo e un banco gelati. E poi ogni anno in seguito, in questi 20 anni, ci ha fatto sempre qualcosa, ci ha aggiunto sempre qualcosa, lo ha ingrandito. Però la caratterizzazione del Lido era ben altra, era ben diversa, era un Lido più in legno, con i colori naturali del legno di castagno, aveva proprio un'altra connotazione, un'altra proprio impostazione, un'altra connotazione. Ad un certo punto abbiamo voluto ristrutturarlo per ampliarlo e per renderlo più appunto moderno, e per poterci fare anche delle attività, perché nel frattempo eravamo in una fase in cui bisognava inventarsi qualcosa, bisognava dare ai clienti un'offerta un pochino più ampia. Quindi abbiamo ritenuto di modificarlo, di ristrutturarlo, mettendoci dentro una caratterizzazione un pochino più mediterranea. Mediterranea, quindi con i colori mediterranei, questo bianco, un po' più di verde, però in chiave moderna. E ne è venuto fuori quello che è oggi appunto il Copacabana Suite. Senti Katia, quindi anche qui io scopro davvero, man mano che conosco gli amici dei vari Lidi di Margherita di Savoia, c'è proprio questa vena, no, familiare, che porta, non voglio dire di generazione in generazione, ma quasi. E quanto è importante questo secondo te? Tu che sei subentrata, ma alla fine tuo fratello, immagino che tu abbia passato una buona parte delle tue estati al Lido Copacabana. Sì, no? Assolutamente sì, ma ti dirò di più. In realtà per noi margheritani, per noi della mia famiglia,
avere e gestire uno stabilimento balneare fa proprio parte delle nostre abitudini familiari. In realtà, sin da quando eravamo ragazzi, adolescenti, anzi proprio ragazzi, avevamo un altro stabilimento balneare che è il Lido Valerio, una bellissima struttura sempre a Margherita di Savoia. Poi nel tempo, come ti dicevo prima, mio fratello ha pensato di mettere su in un altro tratto della costa, della spiaggia di Margherita, quest'altro stabilimento. Però lui se ne è occupato per 15 anni appunto e io l'ho affiancato negli ultimi 5 anni. Però sì, è vero, queste realtà che comunque sono a tutti gli effetti per la loro complessità delle realtà aziendali, però rimangono e conservano una caratterizzazione familiare. E non può che essere così, gli stabilimenti di Margherita appartengono e la loro anima è delle famiglie margheritane, per tante ragioni, perché comunque noi viviamo sul mare, per cui è quasi un fatto naturale avere, insomma, questo, scegliere per alcuni questo tipo di attività aziendale. Alcuni, come ti ho detto, li hanno impiantati nelle nuove generazioni, ma veramente pochi, perché è un fatto che deriva veramente da un fatto ereditario, è quasi un fatto ereditario. Poi vengono fatti degli investimenti interessanti, notevoli, per cui dietro questi investimenti ci sono i sacrifici delle famiglie che hanno a cuore una gestione di tipo familiare proprio per poter far fronte a questi investimenti che vengono fatti per tenere queste strutture che sono veramente di grande valore e molto belle. Certo. E poi secondo me in uno stabilimento balneare si crea un rapporto con la clientela che solo chi è proprietario, secondo me, si può mantenere di un certo tipo. Io sono d'accordo con quello che dici, scusami se ti interrompo. No, prego. Perché volevo dirti che credo che sia un fatto reciproco, perché poi abitudinariamente se il cliente si trova bene in quel lido, si instaurano rapporti lunghissimi. Esatto, di rapporto che è fatto poi di stima, di conoscenza, di educazione innanzitutto, e poi anche affettivo, no? Certo. Per cui ci si rincontra la stagione successiva, certo. Ci si racconta com'è andata, cosa hai fatto, si vedono le novità apportate, certo. E via discorrendo. Senti, quando avete cominciato, insomma, questa fase di ristrutturazione, sì. Evidentemente pensando ad un nome che facesse capire a qualcosa di veramente particolare, con che punto di vista lo avete fatto, tenendo conto per esempio del livello della vostra clientela, tenendo conto di quello che erano invece gli altri lidi, che di quello che offrivano, quindi poter dare eventualmente un particolare in più che potesse essere di richiamo? Avete pensato invece a quelli che sono i trend che arrivano ogni anno automaticamente e in modo sbagliato, secondo me, perché noi non abbiamo da imparare nulla da nessuno, dalle coste romagnole piuttosto che da quelle di Jesolo, della Liguria. Qual è quella cosa che vi fa protendere in una direzione anziché un'altra, parlando proprio di lidi? In parte è stata un'esigenza quasi personale, nel senso un'esigenza legata proprio al gusto personale, di rendere quella struttura in quel modo e con quell'atmosfera, in parte. In parte è stata un'esigenza legata al desiderio di offrire dei servizi diversi, sia come tipologia e sia proprio come caratterizzazione. Per esempio avevamo voglia di offrire anche servizi della ristorazione che non avevamo, e quindi abbiamo creato una struttura che potesse anche essere pronta per la ristorazione, e la immaginavamo in un determinato modo, per cui la struttura rispondeva a quel tipo di esigenza. Avevamo il desiderio per esempio di iniziare un concetto, a diffondere un concetto di matrimonio in spiaggia, perché avvertivamo, avevamo il sentore nell'area che c'era questa esigenza da parte degli sposi di individuare delle strutture diverse, innovative, poi sul mare, insomma. Quindi un po' per, da un lato ripeto, per il nostro gusto personale, quindi quella struttura risponde al nostro gusto personale, ma dall'altro c'era appunto l'esigenza di ampliare la gamma dei servizi, perché era un'esigenza di mercato. Certo.
quindi la spiaggia rimane sempre la nostra attività principale, la caratterizzazione che non vogliamo assolutamente perdere. Infatti gli altri servizi sono ancorati alla spiaggia, perché c'è la spiaggia, c'è quella meravigliosa spiaggia che noi offriamo il matrimonio sul mare. Perché c'è quella meravigliosa spiaggia che noi offriamo una ristorazione sul mare? Ecco, sono stati un po' questi i criteri guida. Quindi fondamentalmente, ecco, questo è un altro aspetto che emerge anche in base a tutte le interviste che abbiamo già effettuato. C'è anche per quanto riguarda il discorso di uno stabilimento balneare quella necessità, quella ricercatezza per poter dare sempre, essere in grado di offrire nuovi servizi, sì, alla clientela, anche se poi la stagione balneare, lo sappiamo, insomma, è quella più breve nel corso dell'anno, no? Quindi... Sì, questo è vero, però appunto io ci tengo a ribadire che questi servizi in quei luoghi hanno un senso perché c'è la spiaggia, perché c'è il mare. Sì, sono, per cui ho capito bene il tuo discorso. Mi piaceva, no? Sì. L'idea di sapere che le nuove generazioni si ingegnano, no, per trovare qualche cosa che possa rispondere ai tempi che cambiano, alle esigenze, sì, che cambiano, anche agli aspetti economici che, certo, cambiano, no? Certo, a tutti gli effetti i nostri stabilimenti, benché come dicevamo prima, mantengono questa bellissima caratterizzazione familiare, però sono a tutti gli effetti delle aziende, per cui per certi versi le scelte che facciamo sono le scelte aziendali. Quello che c'è dentro, alle scelte economiche, al personale, agli impegni sugli investimenti, sono veramente delle vere e proprie aziende. Immagino, sì, perché poi uno, questa era una nota che era venuta fuori, insomma, con altri tuoi colleghi nelle altre interviste, immagina, no? Dice, quanto guadagnano questi qua, perché magari si trova occasionalmente il sabato e la domenica, magari il lido è pieno, e pensa che è tutto un guadagno. In realtà, il guadagno ci deve essere, e guai se così non fosse, ma ci sono anche poi delle forme di investimento, appunto, e come in una grande azienda o comunque anche una piccola azienda, una parte del guadagno va poi reinvestito, no? Ci sono investimenti significativi che vengono fatti nelle strutture, investimenti significativi che vengono fatti ogni anno per la manutenzione, perché chiaramente essendo strutture sul mare richiedono veramente, esatto, un notevole impegno in manutenzioni, e poi c'è proprio un grandissimo lavoro dietro, un lavoro non solo fisico e manuale, ma anche un lavoro appunto sulle idee, sui servizi, esatto, sull'accoglienza, esatto, c'è veramente un bel lavoro dietro. Un bel lavoro. Però siamo tutti molto orgogliosi, con questi stabilimenti si crea un legame pazzesco. Anche perché mi sembra di capire che c'è comunque tra di voi, questa è una cosa molto bella, sai, mi ha colpito molto, comunque alla fine è la risposta, è il fatto che si siano uniti in un'associazione, significa insomma lavorare nello stesso campo con la prospettiva che tutti si può crescere ed essere comunque, mantenere tutti quanti un rapporto, se non altro, di stima, insomma, di stima reciproca. Questa è una cosa meravigliosa, la costituzione dell'associazione fra stabilimenti è veramente una idea e una realtà meravigliosa. Finalmente si è compreso che lo stare insieme può dare, non so se dico delle banalità in questo ambito, però veramente lo stare insieme dà una forza incredibile sul mercato, fra di noi, e dà secondo me un effetto moltiplicatore di quello che possiamo fare, nel senso quello che posso fare io ha un effetto X, quello che possiamo fare insieme ha un effetto moltiplicatore di quello che potrei fare io, che va a beneficio di tutti. Noi adesso stiamo facendo, a parte che insieme puoi difendere gli interessi che ci accomunano in una maniera più solida, più consapevole, più forte. Inoltre qualunque iniziativa comune va a beneficio di tutti. Poi anche solo il senso dello stare insieme a me entusiasma tantissimo, per cui io sono veramente contenta di questa, allora, di questa realtà. Potremmo avere anche magari qualche volta delle incomprensioni, però è una realtà meravigliosa e già stiamo facendo parecchie cose che sono sicuramente state
utili per tutti. Per tutti, questa è una di quelle, insomma. E no? Questa è una di quelle, esatto. Me, quella di avervi e di dare la possibilità di presentare queste associazioni attraverso proprio tutti coloro che la animano. Katia, il nostro tempo è terminato, è velocissimo, vedi come scorre, perché all'inizio c'è sempre il timore, poi invece i 20 minuti quando si chiacchiera tranquillamente volano. Abbiamo visto le immagini di questo bellissimo nido. Io, grazie. Che ti devo dire, ti auguro ovviamente di avere una stagione bellissima in tutti i sensi, tempo, gente, successi e quant'altro. Poi magari alla fine della stagione ci rincontriamo e facciamo ancora due chiacchiere. Io ringrazio Katia Valerio, lei ci ha presentato questa mattina il Lido Copacabana Suite, che è sul lungomare Vespucci, quindi all'ingresso praticamente di Margherita di Savoia, del centro abitato, del centro non abitato. Proprio all'ingresso di Margherita, no, proprio all'ingresso del centro abitato. Va bene, ti ringrazio, ti auguro. Sono io in realtà che devo ringraziare per questa opportunità. Grazie. Una buona giornata. E adesso, amiche, un saltino breve in regia, poi ci ritroviamo subito dopo.